Ciao ragazzi, oggi video tranquillo della domenica, chiacchiericcio come al solito. Dovevo assolutamente finire il video degli AIMAI perché mi dispiace non rispondere a delle domande che mi avevate fatto, ma erano arrivate dopo che avevo registrato. Però ci tengo a rispondere a tutte le domande che mi fate per essere più coerente, più trasparente possibile, perché poi magari quelli che mi fanno le domande dicono: ma scusa, perché non ha risposto alla mia domanda? Allora andiamo subito. Hai mai avuto una premonizione? Allora, io non mi ritengo un essere magico assolutamente o sensitiva, però ho avuto due premonizioni, anzi tre premonizioni nella mia vita. Ho avuto e ho un sacco di déjà vu quotidianamente praticamente. Anche l'altra settimana eravamo andati al mare con Gigi e Leonardo, avevamo fatto proprio così una toccata e fuga di poche ore perché non ce la facciamo più. E avevo rivissuto assolutamente quel momento, ne sono certa, che eravamo lì in spiaggia con Leo. Ho proprio avuto la sensazione di aver vissuto quel momento, ma penso che l'abbiano tutte, questi déjà vu, non so bene cosa siano, non l'ho mai studiato attentamente. Però ho avuto delle premonizioni in due momenti spiacevoli della mia vita, e quando morirono le mie due nonne, la mia bisnonna, che ho fatto anche un video qua su YouTube vecchissimo, si intitola La donna più vecchia del mondo, tipo, ebbi la premonizione e non esattamente che stava morendo, però quella notte mi ricordo che sognai che la nonna Delfa si stava facendo la treccia. Lei era sempre solita intrecciarsi i capelli fino all'ultimo proprio. Lei è morta che aveva 104 anni o 103. Ho 108, oddio, non me lo ricordo. Però, tra l'altro, io porto la treccia perché ho sempre visto lei mettere i capelli in treccia. Lei portava i capelli bianchi, candidi, con estrema fierezza, e fino all'ultimo giorno si faceva la treccia, e l'ultimo periodo gliela faceva mio zio, che sarebbe, cioè, mio zio di secondo grado poi, perché è il fratello di mia nonna. E quindi la notte prima che lei morì, e ho sognato questa cosa, che lei stava facendo la treccia, e quando la mattina mio papà mi ha chiamato, che mi ha detto che la nonna Delfa era morta, ho detto: vedi che l'ho sognata stanotte. La seconda premonizione, purtroppo, di nuovo, la morte della nonna Vittoria. Anche la nonna Vittoria è stata presente in alcuni dei miei video, e lei è una donna fantastica, porca miseria, lei è veramente morta a 105 anni. Ho delle nonne pazzesche con cui ho dei legami profondissimi perché ho passato tantissimi momenti della mia infanzia. E invece la nonna Vittoria, più che premonizione, penso che mi sono lasciata un po' influenzare dalla mia testa, perché lei è morta lunedì, tra l'altro il 25 novembre, il giorno del mio compleanno, e la domenica l'abbiamo portata in ospedale perché non stava affatto bene, faceva una gran fatica a respirare, e aveva preso una brutta influenza che a 105 anni è stata la portata via. Però, essendo che domenica sono riuscita e ho voluto andare a salutarla, l'ho vista molto molto male. Non so neanche se mi ha riconosciuta, penso, perché era molto sofferente, però mi ricordo che le ho stretto la mano e lei me l'ha stretta fortissimo. E in quel momento si è un attimo tranquillizzata. E quella notte stessa ho sognato, oh mio Dio, non pensavo. Quella notte ho sognato che lei era in paradiso e mi diceva: oh, non sono più incinta, tra l'altro, quindi non dovrei emozionarmi così. Comunque, ah, oh Signore benedetto. E ho sognato che lei era in paradiso e mi diceva: oh, finalmente posso guidare la mia bicicletta. Oh, finalmente posso guidare la mia bicicletta.
e perché lei era una tipo un po' pazzerella e fino a 80 anni voleva guidare la bicicletta, voleva andare in bicicletta e mi ricordo le litigate matte con mia mamma che non voleva assolutamente che la usasse. Scusate ragazze, va tutto bene, eh? Sì, fino a 90 anni l'abbiamo trovata arrampicata sulle scale che puliva le tende, le finestre. Mamma, ho delle donne pazzesche nella mia famiglia, veramente. E quindi queste sono state due premonizioni brutte, cioè nel senso spiacevoli, perché poi anche lì il lunedì la mamma mi ha chiamato e mi ha detto la nonna è andata via stanotte. E quindi, però diciamo che forse mi ero lasciata un po' influenzare dalla visita che avevo fatto il giorno precedente. Un'altra premonizione invece che ho avuto è stata quando siamo rimasti incinti per la seconda volta e ho sognato durante la notte che partorivo una bimba. E la mattina mi sono svegliata, che erano le 3, le 2 di notte, con questo sogno e sono corsa in bagno, ho fatto il test di gravidanza e infatti era positivo e alla mattina cioè, l'ho fatto vedere a Gigi e eravamo contentissimi. Poi è andata così. Come... è iniziato benissimo questo video, pieno di felicità. Tranquilla, ragazze, sto benissimo, a posto, adesso mi ripiglio un attimo. Allora, hai mai voluto vivere all'estero? Allora, ragazze, io penso che viaggiare sia una delle cose più belle di questo mondo, veramente. Ho viaggiato tantissimo, stranamente, nella mia prima adolescenza e giovinezza. Ho visto l'Inghilterra, sono stata a Hastings, sono stata 3 volte a Dublino per delle vacanze studio, sono stata a Malta, e sono stata in Egitto un mese, sono stata a Parigi a vivere un mese con mia sorella mentre faceva l'Erasmus e sono stata un altro mese a vivere a New York perché volevo provare fare la carriera di ballerina classica. Mi piace tantissimo viaggiare, penso che sia il modo più bello per spendere i soldi. E tra l'altro ho fatto come si chiama? L'Interrail, finita la maturità con i miei amici. Purtroppo recentemente non è che abbiamo viaggiato tantissimo con Gigi. Ah, poi sono stata a Ibiza, a Barcellona. Insomma, ne ho visti di posti, a Malta, però devo dire che quando torno a casa voglio sempre tornare a casa. Pensare di andare a vivere via dall'Italia dovrebbe essere per veramente un bellissimo motivo, un buon motivo. È capitato che dovesse succedere, ma non è accaduto. All'inizio della nostra relazione con Gigi c'era capitato la possibilità di andare a gestire una sorta di yoga retreat agriturismo in Austria. Poi però il progetto si è disperso nel nulla a causa di troppe restrizioni edilizie, non si è fatto niente e quindi noi siamo rimasti qua. Diciamo che l'unico motivo per cui io potrei pensare di andare a vivere all'estero non è per un'altra grande città, non è per una città bella, ma è per caso, no, se mi viene appunto proposta una cosa del genere di andare a vivere in un posto meraviglioso, immerso nella natura, e allora potrei pensare, ma penso che l'Italia sia, ok, sarà un cliché, un luogo comune, il posto più bello del mondo. E non lo lascerei mai, se non appunto in questi casi, in questi rari casi. Però viaggiare mi piace tantissimo e non vedo l'ora che si possa tornare a viaggiare. Voglio andare in Giappone, voglio andare in Thailandia. Stupendo, stupendo viaggiare, conoscere altre culture, proprio immergersi a pieno. Wow, meraviglioso! Però come si sta a Bologna? No, Bologna mi piace tanto perché è una città a misura d'uomo, c'è tanta natura attorno. Noi viviamo fuori Bologna e si sta veramente bene. E l'Italia ha tutto quello che desideri, posti stupendi, e penso che non mi basterà la mia intera vita per vederle tutta l'Italia. Hai mai passato un momento di depressione? Allora, io non ne sono certa perché non penso di essere un'esperta in materia o un medico che può
può diagnosticarsi un periodo di depressione. E poi luogo comune è che durante la depressione una persona faccia fatica ad affrontare la vita esterna, ad affrontare tante attività. Però allo stesso momento penso di aver vissuto un periodo di depressione, ma quasi al contrario, perché io durante la mia adolescenza avevo appunto intrapreso questa mia carriera da ballerina e mi ero buttata a capofitto nella pratica dell'estetica della ballerina e passavo le giornate scolastiche, alla mattina a scuola ero una persona molto molto precisa e abbastanza perfezionista, quindi studiavo tantissimo, tornata da scuola, però poi alle 5 io dovevo andare a lezione di danza fino alle 10 di sera. E quindi studiavo in autobus, studiavo quando tornavo a casa, studiavo alla mattina, mi svegliavo alle 5 per ripassare. Ed ero molto molto sola, diciamo, perché appunto era una cosa, cioè fare la ballerina ero in una scuola sfigatissima, che però c'erano delle maestre bravissime, che però non avevo grandi amiche lì nella mia scuola di danza, eravamo in poche persone e le mie insegnanti puntavano moltissimo su di me. Ho vissuto pochissimo, in quel momento mi sono allontanata molto da delle mie amicizie fortissime che mi portavo dietro dalle medie e secondo me ho vissuto un po' in un mondo tutto mio. Per fortuna ne sono uscita con una grandissima delusione del mondo della danza. Quando appunto vi parlavo prima, ho fatto questo periodo di prova in un famoso balletto, in una famosa compagnia di New York, dove ho vissuto praticamente una violenza molto molto forte, che per fortuna è solamente stata si è bloccata sul nascere, quindi è semplicemente stata una possibile violenza fisica che però si è bloccata perché ho respinto, ho avuto la forza di respingere e la persona in questione non ha proseguito nel suo intento. E dopodiché io ho chiuso col mondo della danza perché sono ritornata a casa con la coda tra le gambe. Tra l'altro, questa è una cosa che non sa nessuno, nessuno della mia famiglia, solo a Gigi l'ho detto, proprio perché non volevo che i miei genitori rimanessero scioccati da questa cosa, perché loro mi avevano permesso di fare questa esperienza che era importantissima per me, e avevo la possibilità sia di rimanere a New York e lavorare lì, oppure tornare a casa ed entrare nel balletto di Toscana, dove mi avrebbero presa. E era l'ultimo anno del liceo e io ho deciso che avrei smesso di fare questo tentativo di carriera. Non mi era tra l'altro neanche piaciuto a livello personale, perché ho visto proprio che non faceva per me. Fare la ballerina significa stare rinchiuso 24 ore su 24 in un teatro e non fare niente che lavorare sul proprio fisico duramente. E avevo un po' perso il senso della mia espressione artistica e quindi ho completamente smesso. E dopodiché ho deciso di incominciare l'università e solamente il primo anno di università ho fatto gli ultimi spettacoli importanti a Bologna e poi proprio ho tagliato i rapporti con tutto il mondo della danza. Quindi io penso, ecco, per ritornare alla domanda, penso di aver vissuto un periodo di semidepressione, perché comunque forse avevo sbagliato il mio punto di felicità, ecco, pensavo che fosse quella la mia strada e ho lasciato perdere tanto della mia vita e delle mie amicizie ed ero un po' proprio oscurata, la mente un po' oscurata, ecco, però non penso di aver mai vissuto periodi di depressione perché sono una persona molto molto vitale e ho un caso di depressione in casa mia, quindi ho vissuto sulla mia pelle cosa significa essere depressi ed è una cosa che ho sempre cercato di
tenere a mente, nel senso non, di non lasciarsi andare in quel baratro, perché è veramente difficile uscirne. Oddio, sta diventando un video pesantissimo, ragazzi. Un po' di allegria, cerchiamo. Allora, hai mai avuto un blocco all'università? Sì, ho avuto un blocco all'università di ben un anno. Infatti, la mia università dura 5 anni, ma io mi sono laureata in 6 anni perché per un anno non ho dato assolutamente esami. È stato l'anno in cui praticamente io da piccola sono una grandissima appassionata di cavalli. Durante gli anni dell'università ho sempre frequentato il mondo amatoriale dei cavalli e della monta americana, quindi non gare, salto ostacoli, dressage, niente di tutto ciò, andare a cavallo semplicemente in mezzo al bosco per la bellezza di stare insieme al cavallo, all'animale e in mezzo alla natura. Durante gli anni dell'università, nel mio maneggio che frequentavo, sono incominciati ad arrivare delle persone che, diciamo, hanno dato un nome e delle regole a quello che noi sempre abbiamo fatto, che era la monta naturale. E quindi ho cominciato a seguire questi insegnamenti. Ho fatto tantissimi corsi di horsemanship, si chiama, e infatti io ho cominciato a pubblicare qui su YouTube dei video proprio dedicati a quello. Cioè, se andate, il primo video è io e Principessa, che era la mia cavalla, che praticamente è una cavalla che è arrivata dalla Sardegna a seguito di maltrattamenti durante delle gare di endurance, che sono tipo delle gare di resistenza nel bosco. E la maltrattavano con la pistola elettrica e praticamente noi rieducavamo questi cavalli a cercare di riappacificarsi con l'essere umano e montavamo i cavalli senza morso, senza imboccatura, molto spesso senza sella, ma soprattutto senza ferri. Insomma, il mio maneggio è un posto in cui si cerca proprio il rapporto con l'animale e si comunica con lui tramite il suo linguaggio, che è quello della preda e non del predatore, che è l'uomo e che viene visto dal cavallo come una minaccia. Quindi molto spesso è proprio un lavoro da terra lavorare con il proprio cavallo e poi si passa all'accettazione del proprio padrone come compagno di avventura, gioco, eccetera, eccetera. E quindi in questo anno io avevo la mia cavalla che veniva da questa violenza ed è stata la mia prima cavalla personale, un sogno di una vita, e mi sono dedicata anima e corpo a questo animale. Siamo diventati un binomio meraviglioso. Lei era ingestibile, violenta, aggressiva, è diventata un angelo. E quindi io questo anno in cui facevo ancora veterinaria ho completamente lasciato ogni tipo di studio, mi sono dedicata solo all'horsemanship e tutti i giorni andavo nel mio maneggio che era molto distante da casa mia, circa 40 minuti sulle colline bolognesi, e quindi io vivevo là e me ne fregavo dell'università. Dopodiché ho conosciuto una persona con cui mi sono messa insieme e ho deciso di finire l'università e stop. Hai mai pensato di prendere un altro animale? Allora, io sono sempre stata una cavallara e una gattara. E ho sempre vissuto con i gatti tutta la mia infanzia, la mia adolescenza, la mia giovinezza e anche all'università. Tuttora ho i miei gatti personali che però devo lasciare a casa dei miei genitori perché Gigi soffre pesantemente di allergia ai gatti. Abbiamo provato, ma è una reazione molto pesante. Lui vorrebbe tantissimo un gatto perché non ha mai avuto un rapporto con un gatto e lui ama a prescindere tutti gli animali, tutti gli esseri viventi e senzienti, quindi è affine. Oddio, i gatti fa un po' lo sciocchino, dice che sono degli esseri stupidi così, però in realtà ama tutti gli animali, figurati. E abbiamo provato a tenere un gatto per una settimana, è andata malissimo, proprio delle reazioni allergiche, tipo attacchi asmatici, che non riusciva a dormire, quindi dovrebbe stare degli anni prima di abituarsi sotto
sotto farmaci e sinceramente non mi va che Gigi si spari un antistaminico ogni giorno per avere un gatto. C'è stata la possibilità quest'anno perché dove vado a prendere la frutta dal mio contadino c'è stata una cucciolata di gatti, quindi potete immaginare quando abbiamo visto 11 gattini venirci incontro come abbiamo reagito noi, però dopo mi sono data una ridimensionata e per il bene di Gigi non lo farò. E soprattutto anche per il bene di Uma, che poverina, lei vorrebbe giocare con i gatti, ma i gatti non vorrebbero giocare con lei. Inoltre, a un mio compleanno, Gigi mi regala un cavallo. Oddio, questa non me l'avevo mai raccontata. È stato un altro dei giorni più belli della mia vita perché Gigi mi ha regalato un cavallo. Solo che in quell'anno, in quel momento, io stavo lavorando tantissimo al ristorante, non avevo neanche il tempo minimo per me e inoltre, vi ripeto, il mio maneggio è lontano da qua, quindi cioè, significherebbe, cioè io penso che quando uno ha un animale deve viverselo, non è che può lasciarlo in un maneggio e andarci una volta alla settimana. Quindi insieme abbiamo preso la decisione di ringraziare tanto la mia istruttrice che comunque l'ha tenuta sta cavalla, era arrivata lì per caso, sempre bisognosa di cure, ma abbiamo declinato l'offerta, Gigi gli ho spiegato il motivo, l'ho ringraziato tantissimo, mi ha reso felicissima per quelle ore, però io sono anche una persona razionale, quindi voglio fare le cose per bene, non prenderei mai un animale di quel genere sapendo che non lo posso accudire come meglio deve essere fatto. E un domani spero con tutto il cuore di poter vivere in un posto incantato dove ho lo spazio per tenere tutti i miei cavalli. Questo sarebbe un sogno immenso, immenso davvero. Per adesso teniamo Uma che ci batte e avanza, è diventata veramente sclerotica Uma da quando è nato Leonardo. È pazzesca, poverina. L'ultima domanda, anche se ho un po' già risposto nell'altro video, hai mai voluto tornare onnivora? No, ragazzi, no, assolutamente. Cioè, io vedo tantissime influencer che lo fanno per moda oppure che lo fanno per fare una dieta, per dimagrire, ma chi lo fa veramente perché ha un amore smodato per gli animali non può tornare onnivoro, cioè è impossibile. Io penso anche se avessi dei problemi alimentari o delle malattie. Cioè, mi ricordo che qualcuno mi fece questo discorso stupido quando ero rimasta incinta di Leonardo e mi chiese tipo, ma se tu avessi delle problematiche durante la gravidanza e non potessi seguire la dieta vegana, torneresti onnivora? Torneresti a mangiare carne? Io mi ho detto, ma a parte che la dieta vegana è una delle alimentazioni più sane, equilibrate, bilanciate per vivere in salute, ma comunque, cioè, no, assolutamente, io non posso più immaginare di mangiare un essere vivente, sul serio, cioè, ma è una roba che non mi tange minimamente la mente. È impossibile, penso, per chi lo fa per motivi etici, ripeto. Come dire, ah, ma se avessi una malattia, spareresti a un tuo amico perché ti potesse donare gli organi? No, assolutamente. Pensavo di aver sentito Leonardo piangere. Questa domanda io ho risposto a tutte le domande che mi avete fatto, quindi sono in pace con me stessa. Scusate se questo video si è trasformato in qualcosa di drammatico, non volevo assolutamente, sto benissimo. E grazie, grazie per seguirmi. Vi ricordo che se mi volete sostenere dovete iscrivervi, accendere la campanella che non so dove sia e lasciarmi dei commenti, mettere dei like o dislike, anche se volete mettere dei dislike. E soprattutto, ragazzi, iscrivetevi al corso di yoga perché cioè, sta diventando meraviglioso. Faccio delle lezioni molto complete di cui vado particolarmente fiera. Tra l'altro, ho caricato un video recentemente di una diretta che ho fatto su Instagram. Io vi ringrazio, ragazze, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!